Circa alla mezz'ora del secondo tempo si apre il Claudio Costanzo Show, una giocata in piena regola, il tuo compagno di reparto, insomma, di squadra Giacomo Rossi ruba palla sulla sinistra, serve centralmente e tu disegni con il mancino che probabilmente non è anche il tuo piede naturale, però è una parola perfetta, in un momento chiave della partita perché 2-0 di fatto spezza le gambe all'avversario e apre la strada ad altri tre punti importantissimi, sei d'accordo Claudio? Sì, eravamo in un momento un po' di calo psicofisico, poi siamo venuti fuori con una grande giocata tra me e Giacomo, il terzo assist che mi fa e niente, poi abbiamo gestito bene tutta la situazione, tutta la partita. Era un momento chiave, come dici tu, era un momento decisivo, perché loro erano una buona squadra, l'avevano preparata benissimo tatticamente e ci potevano mettere in difficoltà, però poi siamo stati bravi a uscirne fuori tutti insieme e ora ci godiamo il primato da un po' di partite. Questa è la quarta vittoria di fila. Dobbiamo continuare così, ci vuole continuità come dice il mister, determinazione, concentrazione, non dobbiamo mollare neanche un centimetro, zero, quindi questa è la strada giusta, ecco. Ci vediamo il primato da un po' di partite, dice appunto, sì. Man mano che le giornate passano ovviamente la Pro Livorno diventa sempre più un indiziato speciale per tutti gli avversari che ovviamente cercano di far di tutto per fare la gara perfetta, la gara della vita, per cercare di mettere un po' il bastone fra le ruote. Allora ti chiedo come si può, insomma, aumentando anche la pressione su di voi stando lassù, a gestire questo aspetto e anche trovare le chiavi per non insinuarsi tra le trame della proposta delle difese avversarie. Sì, pressione relativamente, perché alla fine qui siamo una famiglia, si sta tranquilli, si sta sereni, ci fanno stare bene, non ci fanno mancare nulla. Le motivazioni le dobbiamo trovare dentro noi stessi, perché abbiamo dimostrato a tutti che siamo veramente più forti, che possiamo veramente vincere questo campionato senza problemi. Dobbiamo continuare così, basta, tutto qui. Claudio, tu hai esperienza di categorie superiori, è la prima volta che ovviamente partecipi a questo campionato, a questo girone A di eccellenza in Toscana. Io voglio chiederti quali sono le tue sensazioni in generale su questo campionato, sul livello tecnico del torneo e poi qualcosa anche su questi primi mesi della tua prima esperienza in biancoverde, come sta andando? A livello tecnico è molto alto, è un campionato molto equilibrato, dicevo, non c'è, cioè siamo tutti lì, ogni domenica è difficile perché trovi un avversario organizzato, preparato, il mister pure insieme al suo staff ci prepara bene durante la settimana, quindi stiamo sempre sul pezzo. Ed è importante che rimaniamo sempre lì, anche oggi il Perignano ha vinto, quindi rimane a meno 3, poc'anzi diceva il direttore appunto che non è negativa come cosa, perché ci fa rimanere concentrati, non ci fa calare l'attenzione, quindi devo dire che il livello tecnico è molto alto. I miei primi mesi belli perché ho trovato un gruppo fantastico, veramente sono ormai è un gruppo consolidato da un paio d'anni, 4-5 anni, poi come dicevo prima è una famiglia, escono fuori vari valori, dall'umiltà a tutti i principi che poi fanno la differenza in un gruppo, in una squadra e poi anche nella vita, diciamo, quindi sto bene, sto veramente bene. Poi trovare qui un ambiente sereno, ci sono le strutture, lo staff è di alto livello, molto preparati, quindi
alla grande proprio. Faccio un'ultimissima domanda, se possiamo uscire un attimo dal contesto prettamente calcistico. Tu ti sei trasferito in Toscana anche per motivi, insomma, personali, professionali di ricerca, quindi è stata una doppia scelta, no? Quella che ti ha portato qua, se non vai ad altro, appunto, abiti a Pisa, ma già che a Livorno conoscerai ovviamente quella che è anche il campanilismo tra queste due città, insomma, poi sono anche in realtà anche tanti motivi, insomma, di stima reciproca, però insomma, ma come va in generale, insomma, anche questa esperienza di vita? E a Pisa vivo vicino allo stadio, poi qui si sente molto, molto entusiasmo. Sono andato a vedere anche il derby qua a Livorno, ho vissuto appieno la situazione. E sì, mi sono trasferito il 30 luglio per motivi di studio a Pisa, sto prendendo una seconda laurea in scienze della nutrizione. E vivo lì, viaggio con altri due o tre ragazzi, con Carani e Petri, ma si sta bene, anche gli allenamenti sono organizzati bene, riesco a organizzarmi con lo studio, arrivano soddisfazioni, il lavoro porta solo a quelle, quindi dobbiamo e devo continuare così. Beh, noi ti lavoriamo e grazie di tutto per ora, buon prossimo inizio di stagione. Grazie.